Ciao amici, benvenuti su NSD. Belli. Cosa abbiamo di bello oggi? Bellissime, coloratissimi, che bello. Guardate che bello, sono proprio delle valigie. Però dobbiamo scoprire cosa c'è all'interno di queste valigie. Ci saranno vestiti, ci saranno giocattoli, ci saranno animali, ci saranno degli elefanti, delle giraffe. Cosa ci sarà qua dentro? Tu lo sai cosa ci sarà? Lo so. Chi vuole il trolley viola? Chi vuole il trolley rosa? E io che amo? Ti aiuto. Ok, ti aiuto. Allora, iniziate ad aprire, dai, togliete la carta, vediamo un po' cosa succede. Questi cosi non sappiamo neanche cosa c'è all'interno. Abbiamo tolto la carta, vediamo un po'. Daphne, vai, a te l'onore di aprire. Qua c'è la chiave, si preme e si... Vai, siamo pronti? Apriamo, 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 vediamo cosa succede. Wow, cosa c'è qua dentro? Guarda, che bello! Che una cos'è volpe. Questo? No, questa è una volpe. È bellissima. Vogliamo togliere il cartone così vediamo un po' cosa possiamo fare con questa volpe. Vediamo Janice a che punto sta. Ma è un troll, carinissimo. Apri, apri Janice, vai, vediamo. Pronti? Apriamo, vediamo. Che pupazzo esce da qua dentro. Wow, che un dalmata bello. Un dalmata, sì, c'ha le macchioline. Guarda che bello. Il dalmata di Crudelia. Crudelia, vediamo, vediamo. Togliamo la carta anche questo. Daphne, ti aiuto io a togliere il cartone da questo qua. Fai vedere il bello, tuo. Guarda, è bellissimo. Carino. Che occhioni colorati, che fa, guarda che occhioni grandissimi. È un dalmata con le gambe. Eh sì, è un dalmata con le gambe. Perché il dalmata non ce l'hai le gambe. Ah, con i piedi. È vero. È un dalmata con i piedi. Allora adesso dobbiamo scoprire dove andranno questi animali. Dove viaggeranno, perché all'interno è uscito il passaporto. Sai che cos'è il passaporto? No. È un documento che serve per viaggiare. Quindi questi devono viaggiare. Infatti ci abbiamo la valigiona di Daphne. Guardate che bella, c'è pure la maniglia. Che si apre il trolley, ma che dove bello! E questo invece è il trolley che è uscito a Janice, sempre che si può viaggiare. My passport friends! Sembra un coniglietto. Sembra un coniglietto, ma in realtà è una volpe questa qua. Ed è bellissima. Allora, scopriamo quello di Daphne, come si chiama. Apriamo, apriamo, apriamo. Wow, si chiama Buffy. Ed è una cowgirl, perché femmina, come un cowboy, quella che stanno su... Guarda che bello. Cavallo. Sul cavallo, sì. È bellissima questa qua, ed è del Città del Messico, un paese lontanissimo. Qui possiamo mettere tutti i dettagli poi del volo, che dopo vedremo insieme, va bene? Io direi, facciamo... Vediamo quello là di Janice, come si chiama. Adesso potete... Uno, siete pronti? Due, tre, wow, che bello, si chiama Mary. Ed è una Queen's Guard, è una guardia reale. La guardia della regina, è bellissima. Scopriamo cosa c'è all'interno di queste bustine, va bene? Le apriamo? Sì. Apriamo la prima bustina. Ah! Pronta? Guarda, sono gli accessori, si può vestire. Abbiamo detto che questa è una cowgirl, quindi mettiamo tutti questi panni da cowgirl. Viene sempre cowboy, invece è una femminuccia. Hai messo il fiocco, bellissimo. Mettiamo il vestito, Daffy. Guardate qua che bello. Vai, mettiamo le gambe qua dentro. Le gambe, le gambe. Le mani, le mani. È bellissimo. Janice, invece te cosa è uscito? Ah, questo è il vestito della guardia della regina. Che bello. Ma sono veramente belli questi vestitini. Guardate lei com'è bella con questo fiocchetto in testa. Sì, anche gli stivali, bellissimi. Questa da dove viene, abbiamo detto? Questa è la Città del Messico. Allora è vestita con i vestiti tipici. Sì, sì, è vero. Vai, metti le scarpe. E questa da dove viene? Da Londra? Eh sì, questa è inglese, è una guardia della regina. Janice ha completato la sua bambolina. Guardate che bella questa guardia della regina. Questo vestito tipico. C'ha pure il cappello, guarda che bella. Vogliamo vedere dove andranno queste bamboline? Allora, vediamo prima il passaporto di Mary, questa guardia della regina. Vediamo un po'. Apriamo la valigia, vediamo se c'è qualche accessorio dentro la valigia. Così subito le faremo viaggiare. Questa è la valigia. Wow! È un timbro! Guarda che bello!
cos'è? Un come timbro. Si chiama? Timbro, brava, hai detto bene adesso. Guarda qua invece. Oh, che carina! È bellissima. Eh sì, quando viaggia, Daffy, mettiamo il timbro che sta viaggiando questa bambolina. Guardate qua, che bello. Abbiamo visitato il Messico. Guarda qui. Sì, guarda il cappello. Invece quella di Janice, abbiamo visitato Londra. Sì. Che bel timbro. Londra. Allora, facciamo così. Guarda qua, Daphne. Questi sono invece tutti gli adesivi che sono usciti da quello di Daphne, tutti accessori tipici messicani. C'è un QR code che dobbiamo scannerizzare col nostro telefono. Prendiamo il telefono, scannerizziamo il nostro QR code, iniziamo da questo qui di Daphne, apriamo la fotocamera, inquadriamo. È dolce. Ok, perfetto. Guarda cosa è uscito dalla tua bambolina, si chiama Buffy, abbiamo detto. Andiamo alla pagina successiva. Cosa le piace a questa bambolina, Daphne? Le piacciono i marshmallow. Sai cosa sono i marshmallow? Dei dolcetti morbidi. Dei dolcetti che piacciono tanto anche a voi. Qui c'è un video che potete vedere direttamente nel link che metteremo in descrizione. Questa è la mia foto. E questa è la foto della bambolina. Guarda che bella, Daphne. Jess, perché stai ridendo come la pazza da tre ore? Non ho capito. Non si sa perché Janice ride. Allora, guarda qua, guarda questa foto, è identica alla tua bambolina. L'hai vestita proprio uguale, è bellissima. Vediamo poi la prossima pagina, i miei posti del cuore. Quindi dove le piace andare a questa bambolina? No, io dico questa. No, aspetta, stiamo vedendo prima questa di Daphne. Al Museo Nazionale di Antropologia, Palazzo delle Belle Arti, il Museo di Frida Kahlo, Frida e Piazza Kahlo. Della... Te la ricordi a Frida Kahlo? Sì. L'abbiamo vista anche noi. E Piazza della Costituzione. Vediamo dopo cosa c'è. Ah, c'è il gioco che possiamo scaricare e colorare. Yeah. Che bello! È fantastico. Allora, adesso io direi, vediamo guarda. Quello là di Genesi. Come si chiama la tua? Mary. Si chiama Mary, abbiamo detto sempre questa guardia inglese, la guardia della regina. Intanto mi sono attaccata. Janice nel frattempo si è portata avanti un po' col lavoro e sta attaccando gli stickers che dove vanno attaccati? Sopra la valigia, dai, guarda che bello, ha attaccato il tipico pullman inglese, il bus inglese. Sai questa che cos'è? Sì, Daphne, abbiamo capito! Dove si chiamano le persone? La cabina telefonica, bravissima Janice. Daphne, inizia ad attaccare anche i tuoi stickers, ok? Eccoli qua, vai. Questo è il sì, cartello della metropolitana, perché a Londra ci sono un sacco di metropolitane e poi tante altre cose. Io direi nel frattempo che Janice finisce di attaccare tutti questi stickers, diamo un'occhiata invece alla scheda di Mary, al passaporto, ok? Allora, abbiamo detto Mary, guarda della regina di Londra, perché abbiamo visto tutti questi accessori, sono tipici londinesi. Cosa le piace fare secondo te alla tua, al tuo cagnolino, alla tua cagnolina? Perché è una guardia della regina, perciò c'è la corona. Allora, Janice, le piace collezionare figurine? Una cosa che piace anche a te, vero? Raccontare storie, tu le sai raccontare le storie? Racconta un sacco di storie. Invece Daphne le fa le storie. Fish and chips, sai cosa sono? No, questa è una cosa buonissima, quando andremo a Londra andremo a mangiare. E le piace saltare nelle... Bravissima, come? Chi è che salta le pozzanghere? Peppa. Bravissimo, come siete preparate? Poi vediamo un po', c'è un altro video e questa è la foto bellissima di come deve essere la bambola di Janice, che effettivamente è identica perché Janice l'ha vestita proprio uguale, uguale, e ci uguale. Sono anche le stelle e fuoco. È vero, c'è le stelle e il fuoco. Vediamo avanti cosa c'è. I posti preferiti che ha qui dove piace andare a questa Mary. Il Big Ben, sai che cos'è il Big Ben? È un orologio che si trova a Londra. È quello dove salta sopra le lancette Peter Pan. È vero. Questo? Guardi. Perfetto, sì, il timbro che abbiamo visto effettivamente è proprio bravissimo. Questo. Poi c'è il Tower Bridge. Che cos'è il Tower Bridge? È un ponte, una torre con un ponte. È vero, dobbiamo andare a Londra assolutamente. Il London Eye e Buckingham Palace. Sai cos'è Buckingham Palace? Dove vive la regina Elisabetta a Londra, qualche volta ci andiamo. E dove lavora questa? Lei lavora in una parte della regina, quindi lavora a Buckingham Palace. La casa è tanta. Sì?
Elisabetta, di Elisabetta. Elisabetta si chiama la regina. Diminutivo. Eh sì. Anche qui c'è il gioco che possiamo stampare e colorare questa. È carina, ha finito la valigia, guarda. È vero, che bella. Ma guarda. Daphne? Oh, pure la sta facendo. Guarda, ha messo tutti gli sticker. Tutti insieme appassionatamente. Siamo pronti per viaggiare? Intraprendiamo un grandissimo viaggio con queste bamboline, andremo anche noi a Città del Messico, a Londra, vogliamo andare? Sì! Allora ce ne andiamo amici, noi prendiamo, prepariamo le valigie anche noi, a Daphne la mettiamo dentro la valigia qua, ti ci entri qua dentro? Guarda, c'è pure le rotelle, io ti tiro con questa, guarda, così, piano piano, va bene? E pure a Janice, Janice ci entri qua dentro, con la testa, fa vedere, va bene, Janice ci entra, dai, ok. Noi ci prepariamo, partiamo. Anche a Daphne mettiamo dentro la valigia, vediamo un po'. Guardate, solo la testa ci entra, neanche. Che bella. Ok, vi lasciamo con Daphne con la valigia internazionale. Sono morte. No, sono cadute, questa è sempre il fondino. Allora, nel frattempo, questo di chi era questo qua? Questo timbro di chi era? Janice. Metti la mano così. Entrata Janice, fai vedere, puoi partire. Mettiamo a Daphne, metti la mano. Abbiamo messo il timbro a Daphne, possiamo partire, ce ne andiamo amici, andiamo a Città del Messico e a Londra. Come non è vero, cioè andiamo con la bicicletta, non vuoi andare tu col monopattino a piedi? Vi salutiamo, ci vediamo in un nuovo video dove troverete di sorprese, perché stiamo preparando un sacco di sorprese. Si fa la timbra Daphne, nel frattempo Daphne si timbra. Vabbè, saluta i nostri amici. Ciao amici, saluta pure tu. Ciao, che sei combinata Daphne, mamma mia, piena di timbri. Ciao amici, ciao.